Irma Almeta, gli piacciono le donne, nessuna relazione con Moro. Irma Almeta fa chiarezza sul rapporto con il collega Fabrizio Moro, nessuna relazione tra i due. Irma Almeta ha risposto con un tweet alle voci, che insinuavano l'esistenza di una relazione tra lui e il collega Fabrizio Moro con il quale ha trionfato sul palco di Sanremo. Il cantante albanese, con il garbo, che lo contraddistingue, ha precisato di sentirsi attratto dalle donne, senza peccare di omofobia. Ha chiarito, inoltre, di voler bene al suo amico Moro, ma non a tal punto da iniziare una relazione con l'artista, anche lui attratto dalle donne. Meta ha scritto di aver ironizzato su alcuni dissegni, senza sentirsi offeso, in quanto non bisogna criticare coloro i quali abbiano un orientamento diverso, tuttavia il cantante ha voluto chiarire la questione, smorzando delle voci, che si erano originate fin dalla sua esibizione sul palco dell'Ariston. Insomma, nessuna relazione tra i due vincitori del festival, ma solo affetto e collaborazione professionale. D'altra parte, il fatto di essersi presentati in coppia ad una manifestazione canora, non vuol dire di essere in coppia anche nella vita privata. Non ci sarebbe nulla di male, come ha sottolineato anche Ermal, ma non è il caso suo e di Fabrizio. Ermal Meta mette a tacere voci infondate con intelligenza. Il tweet postato da Irma Almeta è indubbiamente segno di una profonda sensibilità e intelligenza, il cantante, senza toccare la suscettibilità di nessuno, ha chiarito la sua situazione personale, per non dare adito a voci infondate sul conto suo e di Fabrizio Moro. Inoltre, ha aggiunto che, se dovesse cambiare qualcosa, non avrebbe problemi a farlo presente ai suoi follower. Oltre ad essere due grandi artisti, Fabrizio Moro e Irma Almeta, sono due giovani molto rispettosi ed educati. Recentemente i due sono stati ospiti a C'è Posta per Te, fortunato programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi e si sono commossi per le toccanti vicende di protagonisti della puntata. Irma ha chiesto di parlare in un secondo momento, in quanto stentava a trattenere la commozione, particolare che ha dichiarato lui stesso, e che non è sfuggito a chi lo apprezza come artista e come persona. In seguito alla precisazione sulla sua vita privata, i follower lo hanno apprezzato ulteriormente per il suo garbo e la dolcezza con cui ha affrontato l'argomento, senza adirarsi o trascendere, come invece è capitato ad alcuni VIP sui social. Irma Almeta e Fabrizio Moro non hanno primeggiato solo sul palco dell'Ariston, ma anche nella vita, che forse è la vittoria più importante.